L'esperienza del Cultural Village of Europe, il villaggio culturale d'Europa che a cavallo, diciamo, del nuovo millennio ha avuto una risonanza internazionale grazie all'amministrazione comunale di Pergine Valdarno, allora guidata da Massimo Palazzeschi, e con un Palazzeschi che non è oggi a fare una Marcord, ma a impostare così un rilancio anche di questa esperienza, un'esperienza che parla europeo in un vecchio continente nel quale in questo momento si alzano muri spesso, anziché ponti, e dove spesso e volentieri, complice anche il conflitto in Ucraina, le rivalità e i nazionalismi sono ben più forti e presenti rispetto alla coesione, al senso comunitario. Ripartendo dai piccoli villaggi nacque un qualcosa di assolutamente importante come l'esperienza del villaggio culturale d'Europa. Massimo Palazzeschi, come nacque quella esperienza? E diamo anche una tempistica ricordando gli anni, a partire dal 1999, da un incontro particolare con quello che possiamo definire il fondatore, il precursore. Dunque, l'esperienza del villaggio culturale d'Europa, per me è importante anche ricordarla proprio per l'attualità di questo progetto in questo momento storico particolare. Per noi tutto partì alla fine degli anni 90, quindi a cavallo del millennio, nel 99, perché fummo scelti da questa fondazione olandese, dal presidente, si chiama Bert Kiesjes, il presidente della fondazione, che ebbe questa idea di creare questo progetto europeo, il progetto europeo dei piccoli comuni culturali, cioè dei piccoli comuni che si erano distinti in ogni paese per iniziative nell'ambito della cultura, dell'ambiente, insomma, che erano conosciuti. E noi, devo dire, avevamo una concorrenza molto, molto grande, perché lui visitò i comuni del Chianti, quindi il Chianti allora e oggi è famosissimo all'estero, quindi per il Valdarno visitò sia noi sia Cavriglia. Io presentai il comune, le cose che facevamo, venivamo dai successi della rassegna del cinema, quindi avevamo una platea anche più regionale, direi anche nazionale, con il premio del sindacato della CGIL, quindi eravamo conosciuti, però non ci contavo, perché sapevo che lui avrebbe visitato poi questi comuni più importanti di noi dal punto di vista turistico. Invece qualche giorno dopo ero a lavorare, perché io ho fatto il sindaco, ho lavorato per tanti anni in un altro comune, il comune di Bucine, e ricevete questa telefonata in inglese con qualche difficoltà, comunque riuscì a parlare e mi disse appunto il presidente Bert Kiesjes che aveva scelto noi. E da qui è partita tutta la nostra storia, quindi nel 99 ci fu il primo villaggio in Olanda e poi nel 2000 c'è stato in Francia, nel 2001 Repubblica Ceca, nel 2002 appunto avremmo la candidatura per Pergine Valdarno. Abbiamo ricordato l'aneddoto iniziale, ma ricordiamo anche quelli che erano i comuni partecipanti, da Vikenzee dei Paesi Bassi in Olanda, il precursore nel 1999, a Meyonnet in Francia nel 2000, poi nel 2001 Bistré, un piccolissimo centro in un distretto della Repubblica Ceca, Pergine Valdarno nel 2002, poi andando avanti Aldeborg in Gran Bretagna nel 2003, nel 2004 Paxos in Grecia, e lì volevano andare tutti perché chiaramente il clima era favorevole, anche a Kilinginomme in Estonia nel 2005, e poi ricordiamo nel 2006 Strebeck in Germania, Tommerup in Danimarca, Palconia, piccolissimo centro dell'Ungheria, insomma un gruppo di villaggi che in realtà poi portarono che cosa? Portarono lo spirito vero dell'Europa a Pergine, e Pergine Valdarno nel 2002 divenne
per una lunga estate, possiamo dire, con tante iniziative, il punto di riferimento anche a livello nazionale, e ottenne riconoscimenti anche dalle maggiori istituzioni della Repubblica. Nel 2001, fine 2001, ci fu proposto la candidatura a Pergine Valdarno per il 2002 come villaggio culturale d'Europa. Ma i ringraziamenti da fare per il 2002 sono tanti. Innanzitutto l'autorità, hai ricordato il messaggio, vorrei ricordare il messaggio del Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che ci incoraggiò ad andare avanti, il governo italiano, la sottosegretaria Sestini, la provincia, la regione, ma anche i nostri dipendenti comunali, i colleghi di giunta, i consiglieri, l'associazione del comune, le forze dell'ordine, i carabinieri di Pergine, le famiglie che hanno ospitato tante delegazioni di cittadini in casa propria, facendo uno scambio culturale europeo senza precedenti. Tutto questo è stato lo spirito del villaggio. Io ho lavorato tanti anni in un comune, ho fatto l'amministratore, so che a volte ci sono dei progetti che per gli amministratori, per i sindaci sono importanti, poi magari a livello di opinione pubblica, di popolazione passano sopra la testa, perché purtroppo non c'è il coinvolgimento. Ecco, il villaggio, il progetto del villaggio culturale d'Europa del 2002 a Pergine è stato questo, cioè ha coinvolto la popolazione. Tanto che alla fine dell'anno, appunto, e che siamo a parlare anche di questo, la gente non ha voluto finire, ma ha voluto continuare, quindi è stata fondata un'associazione del villaggio culturale, che fra l'altro è stata mandata avanti in questi anni da quella che era la mia assessora al Gioiellaggi, Romina Zamponi, e tanti altri amici, colleghi che l'hanno aiutata. Poi fu fondato un gruppo folcloristico arcobaleno, che prendeva l'origine dal villaggio. Ma soprattutto dall'anno del villaggio, ma soprattutto si è cementificato questo spirito europeo, quello che dicevi te giustamente, Giustino, prima. Cioè oggi, se si parla dell'Europa, a livello di informazione attuale, si parla di guerra, si parla di invio di armi, oppure dalla parte economica si parla di sanzioni che l'Europa commina ai paesi se non rispettano i patti di stabilità, se non rispettano certi criteri, eccetera, tagli, controtagli, eccetera. Lo spirito che invece animava il villaggio, che secondo me è lo spirito anche dell'Europa, era quello dell'incontro di popoli diversi, cioè di persone con culture che si scambiavano, uno spirito pacifico, di cooperazione, non uno spirito di muro o di contrapposizione. Questo spirito mi sembra che oggi, purtroppo, per questa situazione che c'è in Europa, si sia un po' perso. Per questo lo spirito, il significato del villaggio culturale d'Europa, secondo me, è sempre attuale. L'altra cosa che è, secondo me, importante, io ci ho lavorato, mi ci sono impegnato, mi ci sono anche scontrato del resto, è la valorizzazione dei piccoli comuni. Cioè il piccolo comune non può essere, è importante, perché noi in quegli anni con l'Università di Siena, col professor Cheli, durante le conferenze abbiamo sviscerato questo tema, cioè il fatto che la piccola comunità deve confrontarsi con l'esterno, quindi con le altre realtà, con le città, ma non può essere cancellata. In questo senso io, come si sa, insomma, penso che sia abbastanza conosciuto, mi sono opposto alla fusione, alle fusioni dei comuni, anche alla fusione del mio comune con Laterina. Io lo ritengo uno sbaglio, un errore. Perché? Perché il comune deve collaborare con gli altri, si deve aprire, quindi bisogna fare associazioni, accordi, ma non si può cancellare quella che è la memoria, una storia secolare. In questo senso, ecco, l'attualità del progetto del villaggio, che compie 20 anni, c'è tutta. Siamo nel ventennale, come sottolineava giustamente Massimo Palazzeschi. Il villaggio culturale d'Europa è un po', potremmo dire, facendo un'assonanza, un confronto, un paragone, un negozio di vicinato, no? Come di fronte a grandi imprese magari che tendono a volte a cancellare le piccole comunità. Ecco, questo è un aspetto che deve essere messo in risalto anche in prospettiva. E come ultima domanda chiedo, nel ringraziare Massimo Palazzeschi, per questa che non è una celebrazione fine a se stessa, ma vuole essere proprio il trampolino di lancio per ripartire in grande stile, perché ha detto bene Massimo prima, il comune in quel caso
caso di Pergine Valdarno, ma la comunità dei villaggi, di tutti i villaggi, partecipò compatta alle iniziative, senza risparmiarsi, anche ospitando poi, veramente creando delle situazioni di amicizia e di frequentazione anche successiva con gli ospiti. Allora, cosa farà adesso il villaggio culturale? Dove andrà? Quale sarà il futuro dietro l'angolo per il villaggio? Ma io credo che lo spirito di quell'anno si sia mantenuto in questo periodo, grazie soprattutto, appunto, ripeto, all'Associazione Villaggio Culturale d'Europa, che tuttora oggi collabora con le altre associazioni del territorio, quindi dell'ex comune di Pergine, nelle iniziative, a questo gruppo folcloristico, eccetera. Ma soprattutto, secondo me, lo spirito europeo per il futuro va rilanciato, cioè. Secondo me si deve lavorare molto su questo fatto che molti giovani vedono l'Europa, come ho detto prima, cioè come un ente quasi, cioè, che si occupa di problemi militari, problemi di armi militari oppure problemi economici e di sanzioni. Io vorrei ricordare che quell'anno, come tu dicevi prima, Giustino, appunto, l'incontro fra culture diverse, noi abbiamo fatto a luglio il campo giovani, lo Youth Camp. Cioè, giovani di 12 paesi diversi si sono incontrati, quindi sono giovani, poi sono cresciuti, oggi sono uomini, adulti, e hanno avuto questa esperienza di collaborazione, di conoscenza, quindi questo va seminato, secondo me, lo spirito dell'Europa, altrimenti io credo che l'Europa venga vista come un'entità così estranea a quella che è la nostra cultura. Invece noi in quell'anno, nel nostro piccolo, credo abbiamo fatto questo e dobbiamo continuare anche a farlo in futuro. Ringraziamo davvero Massimo Palazzeschi, che ci ha dato uno spaccato della storia del territorio valdarnese, di Pergine Valdarno in particolare, ma anche ci ha fatto capire quali sono stati gli elementi fondanti che potranno sviluppare anche in futuro e rilanciare l'esperienza del villaggio culturale d'Europa. Mi viene in mente una frase di Giorgio Lapira: non muri ma ponti. Questo è sicuramente un elemento da sottolineare, augurando anche all'associazione di poter rivitalizzare il progetto sempre di più. E chiudo anche con una frase, perché il villaggio culturale d'Europa è stato un esempio anche per il territorio, un esempio di integrazione, di accoglienza, di sensibilità, perché a volte, come diceva un grande filosofo, conta più un esempio di mille parole. Grazie e buon proseguimento. Grazie.